Ciao ragazzi, sono The Skillest e siamo qua in allenamento per parlare della sensibilità in Apex Legends Mobile. Prima di partire con la guida, vi ricordo che ci sono tante altre guide sul canale da poter guardare, quindi andate sulla playlist di Apex Legends Mobile oppure date un'occhiata a tutti i video del canale. Partiamo dopo la sigla. Legends never die, they become a part of you. Eccoci qua con la schermata della sensibilità del gioco, la cosa più importante, una delle più importanti da sapere su Apex Legends Mobile, perché la sensibilità fa la differenza fra la vostra vittoria o sconfitta. Quindi oggi andiamo a guardare un po' tutte quelle che sono le caratteristiche che vanno a toccare questa sensibilità, partendo proprio da una cosa fondamentale. Ricordatevi che quando andate a cambiare la grafica, passando da fluida, normale, HD, ultra HD, HD estremo o addirittura originale, la stessa sensibilità che avete messo precedentemente andrà a cambiare. Cosa vuol dire? Che il gioco diventa più pesante e quindi il movimento si fa più lento. Quindi una grafica più fluida a 100 di sensibilità sarà sicuramente più veloce di una grafica sempre a 100 di velocità ma ultra HD. Quindi quando andate a toccare le impostazioni grafiche o gli FPS, sappiate che la percezione che avrà il dito della vostra sensibilità sarà differente. Quindi trovate un'impostazione grafica prima di partire a fare questo tutorial. Quindi ragazzi, adesso scegliete quella grafica e allenatevi con la sensibilità su quella grafica con quegli FPS, perché una volta che andrete a cambiare vi assicuro che tutto vi sembrerà diverso. Allora, torniamo quindi alla sensibilità. Prima di tutto, ogni persona ha un modo diverso di giocare, quindi non possiamo trovare la sensibilità perfetta per tutti, ci vorranno tanti esperimenti e tentativi, ma qua vi darò una mano a capire quella che è la vostra, diciamo così, la vostra percezione di movimento. Ora, c'è una regola, è risaputo, su tutti i giochi, soprattutto controller, mobile, PC, tutti quanti sono identici. La sensibilità più alta, ovvero un valore che è più alto, è meglio. Ora, voi mi direte, ma se io parto con la sensibilità troppo alta, non miro bene. Verissimo. Quindi, si parte con una sensibilità media, solitamente, e la memoria tattile del cellulare fa sì che poi, pian piano, ci abituiamo mentalmente a quella sensibilità, quindi possiamo leggermente alzarla. Perché una sensibilità più alta è meglio? Vi faccio un esempio, andando proprio a fare un esempio con questo bot. Ora andiamo ad abbassare la sensibilità del mio gioco, che in questo caso è molto alta, e la mettiamo, invece di scala sensibilità generale a 180, la mettiamo a 100. Poi vi spiego cosa fanno tutti i tipi di sensibilità, ok? Però vi faccio vedere proprio la base del perché una sensibilità più alta, fra virgolette, è meglio a lungo andare. All'inizio no. Allora, mettiamo la sensibilità a 80. 90, va bene così. 98, va benissimo. Ora, ricordiamoci che era 180 e ora è a 98. Allora, se io devo fare questo movimento, come vedete, impiego questo tempo, anche con uno swipe abbastanza veloce del mio dito, comunque metto questo tempo. Ora, facciamo finta che io sono di spalle al nemico che mi ha sparato. Per girarmi e per poi colpirlo, ci metto da qua, 1-2 secondi. In 2 secondi probabilmente mi ha ucciso. Una volta che mi sono girato, però, probabilmente sarò più preciso nel prenderlo di mira, magari nel colpirlo alla testa, ma il momento dello spostamento è più lento. Di conseguenza, se entrambi fossimo stati di spalle, come al Far West, ci saremmo dovuti sparare, ovviamente il giocatore con la sensibilità più alta si sarebbe girato prima e avrebbe sparato per primo. Vi faccio lo stesso identico esempio, ma con la sensibilità che utilizzo, ovvero 180.
e poi vi faccio vedere anche altri trucchi per poter sistemare il tutto. Allora, facciamo lo stesso esempio, siamo così, si va al 3, 2, 1, eccomi qua. Chiaramente è più impreciso, dovete essere più pratici, ma la sensibilità più alta vi fa girare prima, quindi come reazione istantanea è meglio. Come ci si arriva a questa sensibilità però? Ci si arriva con il tempo, non dovete partire subito come ho fatto io, ma dovete trovare una via di mezzo, quindi dovete regolare la vostra sensibilità ad una via di mezzo e ogni settimana circa, ogni 3-4 giorni, dipende da quanto giocate, dovete alzarla di 5. Quindi, per farvi un esempio, trovate la vostra sensibilità ottimale adesso, quella con cui vi trovate bene in questo momento, che dipende da voi, facciamo una via di mezzo, facciamo 80, magari però per qualcuno 80 è troppo poco, magari qualcuno tiene la grafica più alta, quindi 80 è già pochissimo, oppure tiene la grafica a smooth, molto fluida, quindi 80 è poco, la vuole alzare, trovate il vostro limite, fate le prove e dite, bene, io mi trovo bene così, perfetto. Ci giocate, se giocate tanto magari 3-4 giorni, se giocate di meno una settimana, dopo una settimana ritornate nelle impostazioni in sensibilità ed alzate di 5 punti. Dovete fare così finché poi arriverete ad un livello, dopo 2 mesi, 3 mesi, in cui direte io più di così non posso andare e avete trovato la vostra sensibilità ottimale, ma ricordatevi sempre che va alzata ogni 3-4 giorni, dipende da quanto giocate, ogni settimana. Cercate di trovare il vostro valore predefinito. Io gioco dalla beta di Singapore, quindi gioco da diversi mesi e sono partito, come sto dicendo a voi, da 100 fino ad arrivare a 180. 180 secondo me è un limite che non si sa, però magari andando avanti con il tempo posso anche aumentare. Ricordatevi che aumentare questa sensibilità vuol dire anche cercare di essere più precisi nella mira, perché più aumentate la sensibilità e più la mira sarà imprecisa, e qui andiamo a vedere tutte le varie impostazioni del gioco, quindi parliamo di tutte le caratteristiche di sensibilità e poi vi faccio vedere come regolarle a tempo zero in modo molto molto veloce. Ragazzi, facciamo subito tutto quanto preciso. Allora, partiamo dal primo valore. La scala sensibilità generale ovviamente è quella che vi va a toccare tutte le sensibilità dei movimenti, tutte le sensibilità delle armi, quindi dà un valore predefinito a tutto quanto, che poi si può regolare successivamente. Quindi scala sensibilità generale tocca un po' tutto. La scala sensibilità verticale è la stessa cosa, voi potete avere una sensibilità generale molto molto alta, ma una sensibilità verticale più bassa o ancora più alta, dipende. Il consiglio che vi do è di tenere la scala di sensibilità verticale leggermente più bassa, perché è vero che Apex Legends Mobile è un gioco a 360 gradi, ma solitamente i movimenti che si vanno a fare, cioè questo, è un pochino più difficile di questo. Questo è il classico. Qui dovete mirare magari su una roccia direttamente verso il basso, ma non è che dovete fare dei movimenti fino al cielo. Questo invece probabilmente vi serve un movimento fino a 360 gradi, quindi sarà più utile. Quindi la sensibilità generale potete tenerla alta, ma quella verticale vi consiglio di abbassarla, sempre con le idee ed i valori che avete voi in base al tipo di grafica che avete messo, in base alla vostra, al vostro feeling con il touch. Ora torniamo alle opzioni ed andiamo a guardare, poi vi faccio vedere anche come regolarla velocemente, un trucchetto per fare tutto in velocità e vedrete che farete in pochissimo tempo. Fatelo in allenamento, questo è il mio consiglio. Ora, modalità accelerazione e sensibilità. Ragazzi, c'è la velocità fissa e l'accelerazione velocità. A che cosa serve? La velocità fissa è fissa, cioè come muovete il dito si muove la visuale. Mentre l'accelerazione di velocità sente il vostro feeling. Quindi se voi muovete il dito più veloce del solito, perché magari siete presi da una girata a 360 veloce, lui percepisce che avete bisogno di girarvi di più e quindi alza istantaneamente la sensibilità e vi fa andare più veloci. Questo è una modalità che alcuni utilizzano, bisogna essere abituati, ma ricordatevi che questo tipo di sensibilità con l'accelerazione di velocità vi va a dare problemi se non avete una memoria tattile o se non giocate tanto, perché chiaramente non vi abituate a questa sensibilità che varia, mentre la velocità fissa vi dà una sensibilità che una volta trovata è sempre quella. Di conseguenza trovate il vostro valore migliore, io vi consiglio di partire con la velocità fissa, poi magari se avete bisogno di un boost di velocità ancora più alto di andare di accelerazione di velocità, ma ricordatevi che a livello di memoria tattile sarà più problematico.
Configurazione sensibilità generale. Qui ragazzi semplicemente dovete mettere bassa, media, alta o personalizzata e di conseguenza vi andrà a toccare tutte le caratteristiche, come vi ho detto, della scala di sensibilità generale fondamentalmente, ma poi andrete sicuramente a mettere su personalizzata perché andrete a settare tutto quello che vi sto spiegando. Chiaramente se volete fare una cosa super veloce mettete media, mettete alta, mettete bassa, non toccate niente, siete a posto così, ma chiaramente i valori vi consiglio di cambiarli piano piano. Regolazione sensibilità collegata. Allora, questo è un modo per dirvi, se mettete di no, è un modo per dirvi che quello che avete fatto non va ad intaccare quello che avete fatto sotto. Di conseguenza, se mettete no, le cose che avete aggiunto poi successivamente non vi vanno ad essere considerate. Di conseguenza vi conviene sempre mettere di sì. Ora, PPP senza mirino. Il PPP è la visuale in prima persona. Molto semplice. PTP è la visuale in terza persona. Chiaro? Quindi quando leggete PPP o PTP, visuale in prima persona, PPP, visuale in terza persona, PTP. Allora, PPP senza mirino. Ragazzi, come vi muovete senza mirino fondamentalmente? Come mirate senza mirino? Come sparate senza mirino? Cioè, questa cosa qui. Questa è il senza mirino. Molto molto semplice. Poi, ritorniamo indietro. PTP senza mirino, stessa identica cosa, mira con ottica standard 1x. Allora, vi consiglio di tenere questo valore più basso del normale. Quando siete così, come avete visto, ho messo la stessa visuale, la stessa velocità del gioco, di conseguenza va sempre uguale. Ma quando andate a mirare, cioè così, vedete che rallenta leggermente per quello che ho messo io. Quindi, ho optato per una mira veloce per targettare il bersaglio e una volta che sto qui rallenta leggermente insieme alla mira assistita per essere più precisi. Quindi ragazzi, consiglio sempre una sensibilità leggermente più bassa rispetto alla mira classica, perché una volta usato il mirino, specialmente con le opzioni che vi fanno sparare mentre usate il mirino, vedrete che l'1x sarà molto molto importante. Quindi mira con ottica standard 1x, mettete se volete provare 50-50, ma non andate sopra, andate sempre sotto il 120, cioè cercate sempre di abbassare un po' queste statistiche. Mira con ottica 2x, lasciate la mira a 50, perché fra 1 o 2x50 o il vostro valore ottimale in base alla grafica chiaramente, e abbassate fino a 45%. Poi chiaramente dovete fare degli esperimenti ragazzi con i vari mirini, sarete voi che poi vi faccio vedere come potete fare a fare gli esperimenti. Poi andando avanti dal 3x fino all'8x ed il 10x addirittura, potete abbassare ancora di più la velocità del mirino rispetto alla velocità dello sparo. Quando sparate e tenete spinto, avete visto che la raffica si va a muovere, eccola qua, vi faccio vedere magari sparando. Se avete un'ottima sensibilità, ovviamente potete controllare meglio il colpo. Chiaramente è più semplice sparare. E addirittura con una cosa del genere potete senza nessun tipo di problema, vedete, tenere la mira sulla testa. Poi chiaramente faremo anche una guida su come mirare al meglio, sicuramente verrà fatta. Allora, ora abbiamo fatto queste prove, la mira fondamentalmente è qua, ma andiamo a guardare tutti quanti i valori che arrivano fino al 10x, va bene? Allora, visuale libera centrata ragazzi, mettete 200%, cosa sarebbe fondamentalmente? Da fermi questa, senza far niente, quindi per guardarsi intorno, va bene? Quindi molto molto semplice pure lei, però ve lo dico perché magari vi fa comodo, anche quella regolatevi come volete senza nessun tipo di problema. La visuale PPP centrata vi consiglio di mettere di no, perché cosa vuol dire la visuale PPP centrata? La visuale PTP centrata che vi mette direttamente al centro dello schermo, ma insomma. Sensibilità esplosivi, qui dovete cambiare le bombe, quello che vi serve, ma io consiglio la sensibilità che utilizzate con il movimento classico. Quindi se utilizzate 120 mettete 120, se utilizzate 100 mettete 100. Se invece volete essere più precisi con le esplosioni potete abbassare, questo c'è del tempo, però dipende sempre da voi. Il consiglio che vi do è di mantenere la stessa sensibilità che avete sugli esplosivi e sulle abilità leggenda, cioè quelle di lancio, con il movimento, che rimanga tutto quanto uguale. Ora, il trucchettino, la cosa importante da capire facendo questo tipo di movimento. Allora, c'è un trucchetto che potete utilizzare per cambiare sensibilità. Vi faccio vedere. Avete visto il mio video riguardo al potenziamento delle armature e tutti gli item che si vanno ad attaccare le armi? Se non l'avete fatto, andatela a guardare sulla playlist di Apex Legends Mobile qui nel mio canale.
Mi raccomando, ci sono tante guide, ragazzi. E venerdì sera, probabilmente alle 21.30, live su YouTube, solo su YouTube, venerdì sera, 21.30, live su YouTube, farò delle rankate in live. Quindi, se volete venire a dare un'occhiata in prima persona, mi fa piacere. Io ve l'ho detto. Ora, andiamo a vedere il trucco, ragazzi. Voi direte, ma che strazio Reskillers, ogni volta devo cliccare le impostazioni, devo andare su sensibilità, devo scrollare, io l'ho fatto apposta per farvi vedere che c'è anche dell'altro, ok? Ed è proprio qua, vedete qua in alto a destra? Qui? Questa freccettina in alto a destra che vi sto inquadrando? Eccola qua, se la clicco c'è questo tastino che in diretta, in automatico, vi fa cambiare la sensibilità. Non è fantastico? Guardate. Sono a 85 di sensibilità verticale, la sposto a 0, a 1%. Occhio che provo ad andare verso l'alto. Oddio, riprovo. Guardate. Questa è la sensibilità verticale, è palese. Ci mette veramente tanto, ritorniamo a 85% ed ecco. Oppure sensibilità generale, la state provando, 180 è troppo, metto 38, un pochino più lento, però più preciso, magari volete partire così, oddio, tanto, metto, rimetto 180, eccola qua. Quindi potete fare tutto, vi faccio vedere, da qua direttamente con la vostra sensibilità, eccola qua, questo magari non era da toccare, ma potete fare tutto quanto direttamente, come vedete, dalla schermata, senza nessun tipo di problema, e quando andate a cliccare X, salva in automatico. Ragazzi, più semplice di così, scommetto che non conoscevate questo trucco. Vero? Ok, spero di avervi dato una mano con la sensibilità. Ricordatevi di iniziare con un valore che in quel momento pensate sia giusto, di non cambiare mai le impostazioni grafiche una volta trovata la sensibilità, ma di cambiare la sensibilità a seconda di quanto giocate. 3-4 giorni, una settimana, non troppo, non partite che ne so da 100 e dopo una settimana 120, no. Di 5 in 5, perché la sensibilità tattile e il dito fa fatica ad abituarsi. Di conseguenza gli dovete dare l'illusione che sia tutto come era prima. Lui non se ne rende conto più di bene. Il vostro cervello dice, ah, è tutto come prima, e reagisce senza rendersene conto. Se alzate troppo, fate un macello. Quindi un po' alla settimana, va bene? Allora, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vi sia anche utile per poter migliorare nel gioco. Se vi ha fatto comodo, mettete un like al video, iscrivetevi al canale, ricordatevi di attivare la campanella, così se vado nelle live, io vado live tutti lunedì, mercoledì e venerdì con vari giochi mobile, ma ultimamente sto prendendo di mira Apex Legends Mobile. Chiaramente, se avrò riscontro da parte vostra, cercherò di fare più video, più rankate, magari live, farvi vedere dei gameplay, perché no? Quindi, supportate il canale, commentate se questo video vi ha fatto comodo e quale guida vorreste dopo questo, sul mio link YouTube. Ragazzi, un saluto a tutti quanti, grazie dell'ascolto, da Reskillers è tutto, buon divertimento con Apex Legends Mobile. Ciao!